troviamo nella chiesa di Sant'Antuono, è il giorno della benedizione degli animali. Sono qui con il prete Don Giuseppe Nicolella. Come nasce questa tradizione? Sant'Antonio Abate è invocato ab immemorabili anche come patrono degli animali. Più che altro si invocava la benedizione di Sant'Antuono su quegli animali che servivano per il lavoro dei campi o per il sostentamento di tante famiglie. E adesso ci sono i supermercati, ma prima il tutto passava per la campagna e per l'allevamento, ecco, di conigli, galline, pecore, buoi, oppure ecco, di quegli animali che servivano proprio per il lavoro dei campi, come gli animali o i buoi stessi. Dalle nostre parti anche la benedizione dei maialini, appunto perché erano fonte di sostentamento. Adesso la società è cambiata, sicuramente non è più un'esigenza quella di avere degli animali nella propria abitazione, ma invece si è passati più ad un'altra funzione, sono animali da compagnia. Abbiamo appena terminato il rito della benedizione, tanti cani, tanti gattini, ho visto qualche tartarughina, qualche pesciolino rosso. Certo il tempo oggi non è stato clementissimo, per cui non abbiamo avuto magari la folla di quando c'è buon tempo, però è rimasta questa tradizione. In occasione della festa di Sant'Antuono molti portano i loro animali per la benedizione, e comunque rimane anche un'altra tradizione legata a questa: lì dove si allevano gli animali c'è un'immagine di Sant'Antuono, quindi molte volte in qualche pollaio, oppure ecco, lì dove ci sono le gabbie per il coniglione, la porcinaia, c'è l'immagine di Sant'Antuono, come pure lì dove c'è ancora la cucina a legna, il forno, no, di solito c'è sempre una mattonella con l'immagine di Sant'Antuono, perché lui custodiva il fuoco e quindi anche il fuoco domestico. Perché è importante essere qui oggi? Sono contenta perché ci siamo riuniti tutti insieme, padroni e animali insieme, perché Sant'Antuono protegge gli animali e innanzitutto protegge a noi padroni, perché li sappiamo accudire nel suo nome, diciamo, con l'aiuto di Dio, che col suo aiuto Dio li protegge, perché anche gli animali sono stati, come ha creato l'uomo, Dio ha creato anche gli animali, sulla barca salirono anche gli animali insieme a Dio, diciamo. È una cosa bella stare qui, io sono molto emozionata.